Salve a tutti amici di YouTube, qui Mickey Perfect 96 che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, oggi sponsorizzerò un altro canale chiamato Atlantean Dragons Ita, un canale che, seppur con pochi iscritti, sta dimostrando un vero impegno su YouTube. Quindi lo sponsorizzo con l'intento magari di invogliarvi anche a voi di andarvi ad iscrivere. Oggi ragazzi tratteremo un argomento che in un certo senso c'entra già con quelli che abbiamo trattato in questo canale. Bene, voi sapete le mie ideologie su prezzi, su Konami e su queste cose. Obiettivamente ragazzi, tutto quanto è stato rimescolato perché, come ben vedete, il gioco sta prendendo una piega che io ho predicato per anni, sta seguendo la linea che io volevo e che io sto volendo tuttora. Quindi di conseguenza ragazzi, sarò coglione, ma la Konami allora è coglione anche lei. Allora, oggi ragazzi però parliamo di qualcosa che purtroppo, diciamo, la Konami non c'entra tantissimo. Però ragazzi, prendiamo in esame noi player. Noi player abbiamo qualcosa che forse ci sfugge. Quanto ci costa veramente Yu-Gi-Oh! In un anno? Mi è venuto in mente questa cosa. Perché? Perché in genere io nei miei video ho sempre parlato dello Yu-Gi che costa tanto, delle spese che comunque sono alte, nonostante i mazzi costino l'ira di Dio. Benissimo. Però ora mettiamo nero su bianco i numeri. Buttiamoli fuori ragazzi, perché in un certo senso ragazzi, qui bisogna dimostrare matematicamente di ciò di cui stiamo parlando. Bene ragazzi, quanto ci costa Yu-Gi-Oh? Tutto questo discorso ragazzi è tutto incentrato sul player medio, su quello che io noto da ogni player medio. Poi ovviamente ci sono tutte le differenze, bla bla bla, io non faccio questo, però faccio questo e a me non mi interessa. Io parlo della media. Allora, partiamo sicuramente dal primo elemento, il mazzo. Il mazzo ragazzi, un mazzo decente, compresa la side, ragazzi, mettiamo d'accordo tutti, di base un player medio, sono stato molto basso. Ragazzi, siamo nella media 100 euro, ragazzi. 100 euro compresa una side decente e il main è fatto abbastanza bene. 100 euro, obiettivamente, perché con 100 euro molto spesso ci si fa un tune e mezzo. Sono pochi i casi in cui si riesce a fare molto di più. Sono pochi i casi e non sto qui ad elencarli. Quindi, ragazzi, obiettivamente, se qualcuno vuole un T1, sappiate che questi 100 euro sono un po' pochini. Quindi abbiamo già 100 euro di base per il mazzo, che ovviamente ragazzi deve durare tutto l'anno, perché sennò si vanno ad aggiungere questi soldi. Tornei locali ragazzi, i tornei locali ragazzi, beh, come ben sapete ci sono ogni sabato e ci sono in alcuni posti oltre ogni sabato c'è anche la domenica, come da me per esempio. Facciamo un piccolo conto: in un anno quanti sabati ci sono, quante domeniche ci sono? Bene ragazzi, 52 settimane in un anno fanno sì che ci siano 52 sabati e 52 domeniche. Togliamo le domeniche e facciamo solo i sabati. 52 sabati equivalgono a 52 tornei, impegni, vacanze e altri problemini vari. Seguiamone 12 di questi tornei, ne facciamo 40, già partono 200 euro di tornei locali in tutto l'anno, in tutto l'anno. Ovviamente ragazzi, fermo restando che i prezzi dei tornei siano a 5 euro, perché come ben sapete i tornei locali a 5 euro sono 10 partecipanti, 8 buste montepremio. Per esempio, se c'è la sovratassa del tipo win a box, win a mat, 8-10 euro partono di conseguenza ragazzi altri soldi in più. Poi un'altra cosa che magari ci sfugge, le sleeves. Ma Mickey, ma che cazzo, cioè dai, sono 3 euro, dai, le trovi dappertutto. Però ragazzi, almeno 3 pacchetti all'anno vi partono. Perché? Facciamo finta, partiamo da zero. Bene, mi monto il mazzo a gennaio, compro le sleeve nuove. Bene, dopo 2 mesi a fare flick 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 flick, così le rovino. Benissimo, altro pacchetto, perché ogni regionale, ogni megatorneo, ogni cosa così, comunque 3 mesi un pacchetto, delle bustine, se fai tutti quei giochini, se mischi alla cazzo di cane, non ti durano. Quindi almeno 3 pacchetti ti partono sicuro, almeno 3 pacchetti ti partono sicuro. Quindi sono 10 euro, 10 euro già di sleeve e siamo già a posto, mettiamo d'accordo tutti, senza contare che poi ci sono quelle da figo, le KMC, le Player Choice, le Dragon Shield, che costano un pochettino di più. Abbiamo gli sneak peek ragazzi, che cosa succede? Ogni anno ragazzi, io sono andato a controllare in un database, ogni anno ci sono state almeno 4 espansioni dove obiettivamente si fa lo sneak peek, l'espansione da 9 carte. Quindi 4 espansioni player medio, che cosa fa ragazzi? Ditemelo voi. Ovviamente ogni sneak peek lo fa. Vabbè, 23 euro, lo faccio una volta, mi sbusto le mie foglie, poi adesso che hanno cambiato pure il format delle bustine, che cosa succede? Ci andranno ancora più volentieri, quindi questa cosa avvalora ancora di più la mia tesi. Quindi 4 sneak per 23 euro danno 92 euro annuali. E
e vanno ad aggiungersi ai 310 iniziali. Poi abbiamo due regionali, ogni player medio diciamo che fa un paio di regionali, quindi cosa sono? 15 euro, quindi aggiungiamo altri 30 euro. Arriva l'espansione mega figa, compriamo un box, aggiungiamo altri 70 euro. Quindi solo un box all'anno, ragazzi, perché cosa fa il player medio? Magari ne compra due della stessa espansione, magari ne compra uno di ogni espansione che esce, quindi ragazzi sono altri 70 euro moltiplicati per quanto? Bene, 70 euro. Poi le uscite delle buste, magari non esce la bustina che mi interessa, non compro proprio il box, però prendo quelle 3-4 buste di là, compro la bustina di là, ogni tanto mi compro qualcosa da TCG Market. Bene ragazzi, mettiamo d'accordo tutti, io ho stimato quanto ho scritto lì, 50 euro comprensivi di tutte le bustine che ogni tanto si comprano, quel paio lì ogni tanto vai e ne compri un paio, e poi gli acquisti su TCG Market, quindi 50 euro mi sembra abbastanza, voglio dire, credo di essere stato anche abbastanza basso. Megatin, oh, esce il Megatin, esce la Premium Gold, esce la Legendary Collection, ragazzi, no, le ho tutte tolte, ho solamente preso un Megatin e io, ragazzi, ho stimato semplicemente un 25 euro all'anno. Però ragazzi, che cosa fa il player medio? Ma non sto attaccando nessuno, voglio subito metterlo in chiaro. 25 euro solamente per il Negatin. Un paio di Premium Gold, una Legendary Collection, quanto fa? Almeno un centinaio di euro? No, però ragazzi, ho solamente messo un Negatin giusto perché magari se qualcuno mi dice Miki sei stato troppo alto, ho abbassato. Quindi solo 25 euro per un Negatin, ok, che magari può essere prendono due, tre, perché poi le foil buone sono tutte e due le parti. Bene, poi arriviamo al nazionale. Al nazionale 20 euro di iscrizione, altri 20 euro di iscrizione, solo 20 euro ovviamente escludendo i side event. Poi albergo, oh l'albergo ragazzi sono almeno una trentina di euro a persona. Io ho guardato per esempio i prezzi degli alberghi dei nazionali a cui sono andato io e 30 euro è anche più basso dell'hotel a 3 stelle. Dell'hotel a 3 stelle, cioè 30 euro a persona la pagava se prendevi una quadrupla, quindi sono stato anche abbastanza largo. Quindi 30 euro per una notte a persona. Poi obiettivamente ragazzi, solamente se ci stai una notte, perché poi raddoppia, senza poi contare che ho contato nazionale togliendo gli ICS, ragazzi, togliendo gli ICS. Poi il treno, ragazzi, perché come si va ai tornei? Ci si va con il treno. Tra regionale, tra o Freccia Rossa o Italo, un treno così, 20-25 euro andata e ritorno per 2,50. 40-50 euro di spese di viaggio ti ci vogliono, senza come puoi contare gli ICS esteri, dove va la gente, oppure ai tornei esteri dove lì devi magari prendere l'aereo. Quindi ragazzi, sommando tutte queste cifre, stando proprio al ribasso, quanto viene il totale all'anno? 677 euro all'anno, e questo contando che cosa? Nessun ICS, solo il nazionale, nessun side event, stando stretti con il mazzo, stando stretti con gli acquisti esterni così, che cosa? ICS, nessuna Legendary Collection, nessuna Premium Gold. Avete visto che uscite che ci sono, vero? Perché ragazzi, volete veramente dirmi che ce la fate a non comprare magari le Premium Gold se vi piacciono moltissimo? Se una cosa vi piace moltissimo è difficile non comprarla, magari se volete farvi tutto Cosmo difficilmente voi ragazzi non comprerete nulla. Ecco, questo voglio dire. Bene ragazzi, vedete, 677 euro all'anno. Provate a pensare a quei giocatori che girano l'Italia, girano le regioni per fare i regionali, quelli che girano l'Europa per fare gli ICS, quelli che fanno nazionale o quelli che spendono 300 euro magari per un solo mazzo che non gli dura neanche tutto l'anno, perché ragazzi quanti player giocano lo stesso mazzo per un anno? Nessuno, quindi 100 euro sono anche abbastanza buoni. Io sono uno dei pochi coglioni che gioca un unico mazzo per un anno, se riesce, perché ovviamente se poi devo giocare un for fun devo per forza andare su altro. Bene ragazzi, vedete? Vedete? E poi la gente mi viene a dire, ma io scambiando di qua di là riesco a recuperare. No, 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 tu all'anno andrai sempre in perdita, perché tra girare avanti e indietro a fare tornei, tu qualcosa lo perdi, tu vai in perdita sempre, andrai sempre in perdita. Quindi ragazzi, che cosa volevo dimostrarvi con questo? È lecito pretendere che il gioco costi meno dal punto di vista delle carte? Assolutamente sì.
È lecito pretendere che il gioco costi meno. Dobbiamo pretenderlo. Deve essere così. Perché queste sono somme, ragazzi. E ragazzi, obiettivamente non mi serve sapere mica che hai dato di più a quello o meno a quello. Io sono stato, ho cercato di stare basso. Non mi interessa se voi avete fatto solo una parte di questo oppure fate di meno, io riesco a avere le base, così. Non mi interessa. Io parlo del player medio, ripeto. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un gran bel mi piace, sono contento che la cosa lì del mondo Toon, lì il video dei Toon vi sia piaciuto, e niente ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video da MikiPer96, è tutto.